Buonasera amici, di nuovo una piccola lezione sui passi basi della Contralnese. Stasera vediamo un passo che si chiama Swivel, è molto semplice e si esegue praticamente spostando i tacchi e le punte. Allora, se dobbiamo fare uno swivel verso sinistra, partendo dalla prima posizione, portiamo entrambi i tacchi verso sinistra e poi portiamo le punte al centro. Quindi il movimento è molto semplice. Tacco e punta. Se dobbiamo farlo verso destra, ovviamente partiremo con i tacchi verso destra. Tacco e punta. Questo è lo swivel. Poi c'è un altro passo molto simile allo swivel, che viene spesso chiamato swivel, ma è forse più corretto chiamarlo skate, che è quello dove noi andiamo a fare comunque dei movimenti tipo quelli che fanno i pattinatori. Quindi in questo caso, se noi facciamo uno skate verso destra, partiamo col piede destro in questo modo, strisciando proprio, vedete? Porto avanti il piede, quindi avanti e poi seguo col sinistro e avanti, avanti il destro e avanti il sinistro. Spesso anche questo viene chiamato swivel, ma credo che possa anche essere chiamato o venga chiamato comunque a volte skate. Uno, due, tre, quattro. Vedete che poi anche il ginocchio fa questo movimento dove va verso l'interno e poi gira verso l'esterno. Ok, amici, per oggi è tutto. Ci vediamo al prossimo step. Buona giornata a tutti quanti. Ciao.